venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Che bella la frase di Gesù che troviamo nel Vangelo di questa domenica. Una frase che ci fa comprendere che il Signore non guarda le performance della nostra vita, l'efficientismo, il dover sempre fare qualcosa. Il Signore desidera fortemente che viviamo il tempo della vita come un viaggio prezioso, con un giusto equilibrio e soprattutto in pienezza. Gesù non chiede prestazioni, ma ci invita a delle riflessioni. Riflessioni sul saper dare i giusti tempi, il giusto ordine d'importanza. Riflessioni sul capire chi siamo e non chi dobbiamo essere. Riflessioni sul cammino della vita e non sul fatto di far passare la vita. Bene, nel Vangelo di questa domenica Gesù propone ai discepoli un tempo di riposo, un tempo di vacanza. Infatti dice: venite in disparte, come dire, uscite dal ciclone della vita, uscite da questa tempesta, mettetevi un po' di lato, tranquilli e staccate la spina. E poi aggiunge: voi soli. Cioè è un invito a prendere un tempo per se stessi, un tempo prezioso dove dare retta a Dio e non al proprio io, un tempo che non dobbiamo riempire, ma che dobbiamo vivere. E spesso il momento più difficile è vivere del tempo per noi stessi, da soli, ma con Dio, non solo per, tra virgolette, goderci la vita, ma per vivere la vita. Infatti Gesù aggiunge: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, ovvero in un luogo dove si può ascoltare Dio, un luogo dove non si è distratti, dove c'è silenzio. E aggiunge poi, conclude con l'intenzione di questo cammino, cioè di venire in disparte, di andare da soli in un luogo deserto. Per fare cosa? Riposatevi un po'. Sì, il fine è proprio fare benzina alla vita. Riposarsi e trovare le forze vere e non solo lo svagarsi. È bene riposare il corpo in spiaggia o in montagna o da qualsiasi parte, ma è necessario anche recuperare ciò che la vita ci ha rubato, ovvero un tempo di amicizia, di confidenza, di intimità con Dio. Papa Francesco, durante l'Angelus del 9 luglio del 2017, disse così: impariamo ad andare da Gesù e mentre nei mesi estivi cercheremo un po' di riposo da ciò che affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore. Ci aiuti in questo la Vergine Maria, che sempre si prende cura di noi quando siamo stanchi e oppressi e ci accompagna da Gesù. Che bella questa frase così tenera del Santo Padre. Sì, Gesù ama così tanto i suoi discepoli che non li vuole spremere, ma li vuole amare. Li vuole felici, con una vita piena. E allora sì, li obbliga a riposarsi, senza che si sentano in colpa, ma per rigenerarsi e migliorare il loro cammino di vita. Mai dimenticare allora che questa parola è rivolta a noi, che siamo i discepoli di questa epoca. Il Signore ci vuole attenti al nostro corpo e alla nostra anima. Allora, qual è una domanda che possiamo fare alla luce del Vangelo di questa domenica? Qual è il giusto atteggiamento per vivere le vacanze, visto che siamo prossimi a vivere un tempo di vacanza o per qualcuno è già iniziato? Bene, bisogna rendersi conto che non è possibile fare sempre tutto e a tutti. Quindi la vacanza è anche un tempo dove dobbiamo prendere i nostri tempi e saper dire dei no. Perché
se non deluderai, vivrai tu da deluso. Questa non è cattiveria, è capacità anche di camminare nella vita. È necessario ritrovare se stessi per poi donarsi agli altri. Non è il fare che rigenera, ma è lo stare che fa vivere. Le cose da fare sono sempre tante e saranno sempre di più, ma bisogna avere le forze per farle sempre meglio, e per trovare queste forze dobbiamo trovare il tempo per rigenerarci. E immaginate, in questo tempo di vacanza, e magari succederà proprio a voi, di fare un viaggio in auto lungo, magari di attraversare l'Italia, da Milano in Sicilia. Bene, in questo viaggio di migliaia di chilometri possono arrivare momenti di stanchezza, momenti in cui bisogna fare benzina alla vettura, momenti del viaggio in cui si sente il bisogno di una pausa, di sgranchirsi le gambe. Ecco, queste pause sono necessarie per continuare il viaggio e non sono pause dove si perde tempo, ma anzi lo si guadagna per guidare meglio e più in sicurezza. Ecco, nello stesso modo noi abbiamo bisogno nella vita di un tempo di autogrill, un tempo di riposo dove fare benzina alla vita, dove nutrire la nostra anima e riprendere le forze necessarie. Se si vuole fare bene tutte le cose, bisogna avere le forze per farle. Per questo ci vuole l'umiltà di fermarci e di capire che la vita, come dice San Paolo, è un tesoro, ma dentro un vaso di creta. Che bello allora il Vangelo di questa domenica. Per Gesù viene prima la tua persona, la tua vita, quella del tuo oggi. Non pretende da te il meglio, ma vuole che tu vivi al meglio la tua vita. Il Vangelo di oggi ci fa capire che il tempo passa in fretta, e volendo correre dietro alle sollecitazioni del mondo, non lo viviamo, ma lo bruciamo. Gesù oggi posa lo sguardo sul tuo trascinare la vita e non solo sui peccati. A Dio interessa ciò che sei, ciò che sarai e come vivi il viaggio terrestre. Il mondo ti chiede performance? Dio ti chiama di vivere. Il mondo ti chiede di avere, di possedere per essere qualcuno? Dio il contrario. Dio ti chiede di vivere la tua vita con semplicità e umiltà. Il tempo di vacanza allora non è questione del dove e del con chi, ma del come. Ovvero in una modalità per riprendere vita della propria anima. Troppo spesso pensiamo a dove andare e non come a vivere il tempo delle vacanze. Accogliamo l'invito di Gesù: riposare, ovvero posare meglio la vita, dare un nuovo ordine alla vita per vivere meglio la vita. Allora cercalo, prendilo, vivilo, un tempo di riposo per te, per il tuo corpo, per la tua anima, affinché tu possa vivere in modo vero, gioioso e forte il cammino della vita.